prima della classe, eh? La signora Hill? Matilde Blumhardt. Ricordo quando facevi la posta ad Alfred dietro la porta del tuo negozio. Sei diventata magra, mia cara, e anche pallida. Ma sono ancora a tempo con la mia vecchia auto. Il dottor Nusselin, il nostro medico. Interessante. Lei redige i certificati di morte, vero? Certificati di morte? Sì. Se qualcuno muore... Certamente, gentile signora, è mio dovere. Disposizioni dell'autorità. La prossima volta scriva... paralisi cardiaca. No! È magnifica questa! È veramente magnifica! Lei, per favore, rifaccia... rifaccia un po' quegli esercizi di ginnastica. Ah, magnifico, bravissimo. Che muscoli meravigliosi. Ha mai strangolato qualcuno con la forza che ha? Eh? Mai? Che spirito brillante! Insomma, c'è da morire dal ridere con le sue battute. Non so, scherzi simili mi mettono il brivido nelle ossa. Ha promesso milioni. Milioni? Ha promesso milioni. Accidenti. Signor Borgomastro, ho fame. Aspettavamo soltanto suo marito, gentile signora. No, è inutile aspettarlo. Lui pesca e io divorzio. Divorzia? Sì, sarà sorpreso anche lui. Sposo un attore cinematografico tedesco. Ma lei aveva detto che il suo matrimonio era felice? Tutti i miei matrimoni sono felici. Ma era un mio sogno di gioventù sposarmi nel Duomo di Güllen. E i sogni di gioventù vanno realizzati, no? Faremo una cosa solenne. Prego, signori. Gentile signora, cari cittadini di Güllen, sono ormai 45 anni che ella ha lasciato la nostra città. Molte cose sono accadute nel frattempo, molte cose amare. Triste è stato il destino del mondo e triste il nostro. Ma lei, gentile signora, la nostra Claretta, non l'abbiamo mai dimenticata, né lei né la sua famiglia. La madre magnifica, il ritratto stesso della salute. Purtroppo strappataci troppo presto da una tubercolosi polmonare. Il padre, così alla buona, ben voluto, che costruì accanto alla stazione un edificio assai frequentato, assai notato dai competenti e dai tecnici, sono ancora vivi nella nostra memoria. E poi lei, gentile signora, quando correva piccola monella dai riccioli biondi, rossi, chi non la conosceva? Indimenticata è rimasta tra noi, veramente. La sua bravura a scuola viene ancora oggi citata a modello dagli insegnanti, perché lei era particolarmente brava nelle materie più importanti, botanica e zoologia. Il suo amore di giustizia e il suo spirito di beneficenza destarono già allora l'ammirazione di vasti strati della popolazione. La nostra Claretta aveva infatti procurato dei viveri ad una povera vedova,
comprandole delle patate con i pochi soldi che faticosamente si guadagnava e preservandola così dall'inedia. Questo per citare uno solo dei suoi gesti di generosità. Gentile signore, abitante di Gullen, la piccola Monella dai riccioli rossi si è trasformata in una donna che riversa su tutto il mondo la sua beneficenza. E così vorrei gridare a colei che è tornata tra noi: viva, viva, viva! Viva! Signor Borgomastro, abitanti di Gullen, la vostra gioia disinteressata per la mia visita mi commuove. A dire la verità, io ero una bambina, un po' diversa da come appaio nel discorso del signor Borgomastro. A scuola venivo sempre picchiata e le patate per la vedova Bull le ho rubate insieme ad Il. E non per salvare quella vecchia ruffiana da morte per fame, ma per stare una volta tanto in un letto con Il, più comodi che al fienile dei Petere o al bosco di Corresweiler. Tuttavia, per apportare il mio contributo alla vostra gioia, io desidero dichiarare subito che sono pronta a donare a Gullen 100 miliardi, 50 per la cittadina e 50 suddivisi tra ogni singola famiglia. 100 miliardi? Sì. Clarezza, Clarezza! Stupenda, magnifica, da far salti di gioia tutta la mia piccola magliarda. 100 miliardi! 100 miliardi ad una condizione. Ad una condizione? Posso sapere quale condizione? Questa. Io vi do 100 miliardi e in compenso mi compro la giustizia. Come dobbiamo intendere le sue parole, gentile signora? Come ho detto. Ma la giustizia non si può comprare. Tutto, tutto si può comprare. Continua a non capire. Vieni avanti, Bobby. Può darsi che qualcuno fra voi mi riconosca. Il giudice Hofer. Esatto, il giudice Hofer. 45 anni fa io ero giudice qui a Gullen e presto arrivai fino alla corte d'appello di Kaffingen. E fu allora, sono oramai 25 anni, che Claire Zaccanassian mi propose di entrare al suo servizio in veste di maggiordomo. Io accettai. Una carriera forse un po' strana per un laureato, ma infine la remunerazione offerta era veramente eccezionale. Al fatto, Bobby. Come sapete, Claire Zaccanassian ha offerto 100 miliardi alla città di Gullen in cambio della giustizia. In altre parole, Claire Zaccanassian offre 100 miliardi se riparerete all'ingiustizia che le è stata fatta qui a Gullen. Signor Il, per favore. Cosa vuole lei da me? Venga avanti. Venga avanti, signor Il. Come vuole? 45 anni fa,
Io ero giudice qui a Güllen e dovevo giudicare una causa di paternità. Claire Zakhanassian, allora Claire Vesce, accusava lei di essere il padre del suo bambino. Ma lei rifiutò la paternità. Portò anche due testimoni. Storie vecchie. Ero giovane, sventato. Roby e Toby, conducete qui Toby e Lobby. Eccoci qua, eccoci qua. Riconoscete i due, signor Hill? Siamo Toby e Lobby. Siamo Toby e Lobby. No. Non li conosco. Siamo cambiati. Siamo cambiati. Dite i vostri nomi. Jacopo Ullain. Jacopo Ullain. Luigi Spar. Luigi Spar. E allora, signor Hill? Io non so niente di loro. Jacopo Ullain e Luigi Spar. Riconoscete voi il signor Hill? Siamo ciechi. Siamo ciechi. Lo riconoscerete dalla voce. Dalla voce. Dalla voce. Allora io ero il giudice e voi eravate i testimoni. Cosa avete giurato dinanzi a me e dinanzi al tribunale? Che eravamo andati a letto con Claire. Che eravamo andati a letto con Claire. Questo avete giurato dinanzi a me, dinanzi al tribunale e dinanzi a Dio. Era la verità. Abbiamo giurato il falso. Abbiamo giurato il falso. Perché Jacopo Ullain e Luigi Spar? Il ci ha corrotti. Il ci ha corrotti. Come? Con un litro di grappa. Con un litro di grappa. Raccontate ora che cosa ho fatto con voi, Toby e Lobby. La signora ci fece cercare. La signora ci fece cercare. Esattamente. Claire Zakhanassian li fece cercare in tutto il mondo. Jacopo Ullain era emigrato in Canada e Luigi Spar era emigrato in Australia. Ma essa li trovò. Cosa fece con voi due? Ci ha dati a Toby e Roby. Ci ha dati a Toby e Roby. E cosa vi hanno fatto, Toby e Roby? Castrati e accecati. Castrati e accecati. Questa è la storia. Un giudice, un accusato, due testimoni e un verdetto errato. Non è così, accusatrice? Sì, è così. Ma è tutto in prescrizione oramai. Questa è una vecchia storia, è una stupidaggine. Che ne fu del bambino, accusatrice? È vissuto un anno. Che ne fu di voi? Diventai una sgualdrina. Perché? Il verdetto del tribunale mi aveva resa tale. E ora vuole giustizia, Claire Zakhanassian. Sì. 100 miliardi a Güllen se qualcuno uccide Alfred Hill. Alfred! Ma mia piccola magliarda, tu non puoi pretendere una simile cosa. La vita è andata oltre, oltre da un pezzo. La vita è andata oltre, ma io non ho dimenticato niente, Hill. Né il bosco di Conrasweiler, né il fienile dei Peter, né la camera della vedova Ball, né il tuo tradimento. Ora siamo vecchi, tutti e due. Tu, ormai miserabile,
Io dilaniata dai coltelli dei chirurghi e adesso... Ginnastica. Ah, magnifico, bravissimo. Che muscoli meravigliosi. Ha mai strangolato qualcuno con la forza che ha? Mai? Che spirito brillante! Insomma, c'è da morire dal ridere con le sue battute. Che pallida. Adesso non corre tempo con la mia vecchia auto. Il dottor Nusselin, il nostro medico. Interessante. Lei redige i certificati di morte, vero? Certificati di morte? Sì. Se qualcuno muore... Certamente, gentile signora, è mio dovere. La prima della classe, eh? La signora Hill? Matilde Blumhardt. Ricordo quando facevi la posta ad Alfred dietro la porta del tuo negozio. Sei diventata magra, mia cara, Non so, scherzi simili mi mettono il brivido nelle ossa. Ha promesso milioni. Milioni? Ha promesso milioni. Accidenti. Signor Borgomastro, ho fame. Aspettavamo soltanto suo marito, gentile signora. No, è inutile aspettarlo. Lui pesca e io divorzio. Divorzio. Disposizioni dell'autorità. La prossima volta scriva paralisi cardiaca. No! È magnifica questa! È veramente magnifica! Lei per favore, rifaccia un po' quegli esercizi di ginnastica.